L'abbattimento di una trentina di gelsi lungo Viale dell'Astronomia, decisa dal Comune di Malo, ha provocato nei giorni scorsi l'ira di alcuni cittadini che si sono scatenati sui social contro questa decisione. Il sindaco Moreno Marsetti, ai microfoni di Radio Eco Vicentino, ha spiegato le motivazioni della scelta. Le piante sono state tagliate in quanto creavano una situazione di pericolo. Quando i frutti cadevano a terra, si formava una poltiglia pericolosa per i fruitori della pista ciclabile. In quel tratto sono cadute due persone che hanno segnalato il problema all'ufficio tecnico. Motivazioni di sicurezza alla base dell'ordine di rimozione delle piante che potevano nuocere ad altri maladensi, sostituendo i gelsi con altre piante. Per preservare e garantire la sicurezza dei cittadini, sostituendo i gelsi con aceri campestri, piante senza frutto. Un'opzione non gradita a tutti i cittadini che l'hanno contestata, facendo presente che i gelsi fanno i frutti solo in un certo periodo dell'anno e il loro abbattimento ha privato i cittadini dell'ombra nei periodi di grande caldo. Abbiamo il problema del fogliame e della manutenzione, che è un costo tra i 5.000 e i 7.000 euro all'anno solo per la potatura dei gelsi, risponde Marsetti. Abbiamo solo 4 dipendenti e non possiamo dedicare tutto il tempo alla pulizia della pista ciclabile. Non è la prima volta che il comune viene criticato per la gestione del verde pubblico.